Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi vedremo insieme come realizzare un Hackintosh, più nel dettaglio un Ryzentosh, visto che lo andremo ad eseguire su un PC con processore AMD e andremo a realizzare appunto questa installazione sulla mia workstation. Il processo di realizzazione di un Hackintosh richiede molto tempo e molta pazienza, quindi vi invito ad evitare di saltare i capitoli per arrivare direttamente alla conclusione, anzi, mi raccomando, prestate molta attenzione ai passaggi da eseguire. Inoltre, qualora abbiate difficoltà, vi consiglio di passare dalla community italiana di Hackintosh Italia su Telegram. All'interno di questa community ci sono tanti ragazzi volenterosi che possono aiutarvi a costruire una build Hackintosh da zero, a configurare l'hardware giusto per appunto assemblare un Hackintosh o un Ryzentosh e persino aiutarvi passo passo per costruire una configurazione, una EFI di OpenCore per poi installare appunto macOS in Hackintosh o Ryzentosh. Ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere, vediamo insieme quindi come installare macOS 12 Monterey sulla mia workstation con CPU AMD. Ogni Hackintosh ha una storia a sé, per questo motivo utilizzeremo le guide che sono state scritte e raccolte all'interno del sito dortenia.github.io. Innanzitutto, una volta atterrati su questo sito web, clicchiamo su Getting Started e successivamente andiamo a selezionare Open Core Install Guide. Prima di partire possiamo comunque consultare la GPU Buyer's Guide, la Wireless Buyer's Guide e l'Anti-Hardware Buyer's Guide. Attraverso questi articoli potremo capire se il nostro hardware, il nostro PC è compatibile con Hackintosh. Clicchiamo quindi su Open Core Install Guide e successivamente all'interno di questa pagina clicchiamo su Getting Started. Arrivati qui, spostiamoci sul menu laterale posto qui a sinistra e selezioniamo Creating the USB. In questo momento dobbiamo configurare la nostra chiavetta USB, dobbiamo quindi procurarci una chiavetta USB attraverso la quale installeremo macOS sul nostro PC. Ci sono tre modalità attraverso la quale possiamo preparare la nostra chiavetta USB. Queste modalità variano in funzione del sistema operativo in nostro possesso. Poiché questa guida verrà eseguita su Windows, io sceglierò Windows Users. Se avete un Mac o siete su Linux, potete comunque seguire queste altre due guide. Seleziono quindi Windows Users e all'interno di questa sezione possiamo scegliere diverse alternative su come preparare la chiavetta USB. Io utilizzerò la guida per Rufus, quindi dovrò scaricare questo software e dobbiamo appunto procurarci anche una chiavetta USB da almeno 4 GB, così come indicato qui all'interno della guida. In più utilizzerò il metodo Rufus in quanto la mia chiavetta USB è da 32 GB e quindi qui è consigliato esplicitamente di seguire questa alternativa. Ad ogni modo, la prima cosa che dobbiamo fare è appunto scaricare Rufus per preparare la nostra chiavetta USB. Andiamo sul sito www.rufus.ie/it e qui sotto possiamo scaricare la versione di Rufus di nostro gradimento. Io vi consiglio di scaricare l'ultima versione, ma volendo potete anche scaricare la variante portable. Clicchiamo quindi su Rufus 3.17, salviamo l'eseguibile. Adesso apriamo Rufus, inseriamo la chiavetta USB all'interno del nostro PC per prepararla. Ricordiamoci che le operazioni a seguire formatteranno il contenuto della chiavetta USB, quindi salvate tutti i dati se ne avete bisogno. Qui andiamo a selezionare il dispositivo, la nostra chiavetta USB che abbiamo appena inserito. In selezione boot selezioniamo non avviabile, selezioniamo come schema partizione GPT, inseriamo qui come etichetta volume macOS installer, in realtà possiamo mettere qualsiasi valore. Il file system lo lasciamo a default FAT32, lo stesso per quanto concerne la dimensione del cluster e il sistema di destinazione, e adesso clicchiamo su avvia. Confermiamo la formattazione. Adesso con Rufus abbiamo finito, chiudiamolo. Dopo aver preparato la chiavetta USB con Rufus, dobbiamo scaricare OpenCore per poter ottenere una copia di macOS. Quindi all'interno di questa pagina clicchiamo su macrecovery.py e all'interno di questo link verremo reindirizzati all'interno della sezione Releases di OpenCore Package. Andiamo qui sotto e andiamo a scaricare OpenCore 077 versione Release.
All'interno di download io ho creato una cartella di nome macOS Monterey all'interno della quale andrò a scaricare tutti i file che utilizzeremo in questo processo. Quindi clicco salva, successivamente apriamo la cartella macOS Monterey dentro download, estraiamo Open Core, apriamo la cartella, andiamo dentro Utilities, Mac Recovery e facciamo Shift tasto destro, apri terminale Windows. Torniamo all'interno della scheda Making the Installer in Windows, scrolliamo qui giù e andiamo a copiare l'istruzione per poter scaricare l'immagine di macOS di nostro interesse. Nel mio caso io andrò a scaricare macOS 12 Monterey, quindi vado a copiare questa istruzione e la vado ad incollare all'interno del terminale. In questa maniera faccio tasto destro, clicco incolla comunque e come nel mio caso se si verificasse un errore dobbiamo procedere a installare Python. Per installare Python possiamo scaricare l'ultima versione dal Microsoft Store. Apriamo il Microsoft Store, digitiamo Python qui in alto, selezioniamo l'ultima versione, nel mio caso Python 3.10 e successivamente clicchiamo su Ottieni. Al termine dell'installazione chiudiamo il Microsoft Store e rilanciamo l'istruzione all'interno della shell. Adesso non ci resta che attendere che il processo scarichi la nostra immagine di macOS 12 Monterey. Al termine della procedura chiudiamo la shell e all'interno della nostra cartella Mac Recovery troveremo due file, basesystem.chunklist e basesystem.dmg. Copiamo questi due file, navighiamo verso la chiavetta USB macOS Installer, cancelliamo i due file autorun definitivamente e costruiamo una nuova cartella di nome com.apple.recovery.boot. All'interno di questa cartella andiamo ad incollare i due file che abbiamo copiato in precedenza, basesystem.dmg e basesystem.chunklist. Adesso torniamo all'interno della cartella macOS Monterey, navighiamo nuovamente dentro OpenCore x64 e copiamo la cartella EFI incollandola all'interno di macOS Installer, la nostra chiavetta USB. Adesso navighiamo all'interno di questa cartella e all'interno della stessa troveremo due sottocartelle, una di nome boot e una di nome OC. All'interno di OC andremo a personalizzare OpenCore, il nostro bootloader. Apriamo pertanto questa cartella e iniziamo a ripulire il contenuto delle sottocartelle contenute dentro OC. Prima di tutto navighiamo verso Drivers e cancelliamo tutti i file ad eccezione di openruntime.efi. Torniamo indietro, navighiamo verso Tools e questa volta cancelleremo tutti i file ad eccezione di OpenShell e CleanNVRAM. CleanNVRAM non è obbligatorio ma potrebbe tornarci utile successivamente. Cancelliamo tutti questi file, torniamo sul sito di dortenia.github.io e spostiamoci all'interno della sezione Gathering Files sotto USB Creation. All'interno di questa pagina dobbiamo procedere con il download di alcuni file come firmware, drivers, kext ed SSDT. Partiamo quindi dai firmware drivers. OpenRuntime.efi ce l'abbiamo già, procediamo con il download invece di hfsplus.efi. Su GitHub clicchiamo su download e andiamo a salvare questo file all'interno di macOS Installer, EFI, OC, Drivers. Torniamo all'interno di Dortenia e passiamo invece alla sezione kext. Fra i kext obbligatori abbiamo VirtualSMC, Lilu e Whatever Green. Questi tre kext ci serviranno rispettivamente per CPU e scheda grafica. Scarichiamo anche Apple ALC per l'audio. E per quanto riguarda invece Ethernet, dobbiamo andare ad analizzare il chip montato sulla nostra scheda madre. La mia scheda madre è una Asus Prime X570 Pro, quindi andiamo su specifiche e cerchiamo di capire qual è la scheda Ethernet montata su questa scheda. Nel mio caso il chip è Intel i211AT, purtroppo il chip Intel i211AT non è compatibile con macOS Monterey. Poiché per installare macOS è necessario avere una connessione a internet, vi consiglio di andare ad acquistare un dongle come questo, certificato compatibile con macOS Monterey. Successivamente, a valle dell'installazione, per poter far funzionare il chip i211 bisognerà patchare questo kext diversamente.
7. Tornando quindi al discorso fatto prima, poiché questo Kext non è compatibile con Monterey, semplicemente non lo vado a scaricare. Nella sezione Extras dovrò scaricare un ulteriore Kext di nome NVMe Fix, in quanto andrò ad installare macOS Monterey su un disco con protocollo NVMe. Passiamo alla parte SSDT. Questa sezione è un po' più complessa rispetto ai Kext, in quanto va scelta in funzione dell'hardware in nostro possesso. Dortenia ci mette a disposizione un insieme di SSDT precompilati che funzionano per la stragrande maggioranza dei casi. Non tutte le porte USB saranno mappate al 100% e questo è uno dei motivi per cui è caldamente consigliato generare un SSDT a mano. Poiché sono in possesso di una CPU AMD Ryzen 9 5900X, l'unico SSDT che andrò a scaricare sarà SSDT EC USB-X. Quindi clicco anche qui per aprire un'altra scheda. Bene, adesso che abbiamo aperto tutte le schede con Kext ed SSDT, procediamo al download. Scarichiamo quindi NVMe Fix 109release.zip, lo vado a salvare all'interno della cartella macOS Monterey. Facciamo lo stesso anche per VirtualSMC, andiamo a scaricare VirtualSMC 128release.zip. Lo salviamo sempre qui. Scarichiamo Lilu alla versione 159release.zip. Scarichiamo Whatever Green alla versione 156 e infine Apple ALC 168 release. Per quanto riguarda l'SSDT, andiamo a scaricare l'SSDT precompilato da Dortenia, clicchiamo quindi su Prebuilt qui sotto e successivamente selezioniamo SSDT EC USB-X Desktop. Andiamo a scaricare questo file cliccando su Download. Questa volta il file AML invece lo andiamo ad inserire dentro macOS Installer EFI OC ACPI. Navighiamo verso la cartella macOS Monterey in download e andiamo ad estrarre tutti i file zip che abbiamo appena scaricato. Al termine dell'estrazione apriamo la nostra chiavetta USB, navighiamo verso EFI OC Kext e all'interno di questa cartella andremo a copiare tutti i Kext che abbiamo appena scaricato. Apriamo Apple ALC e copiamo appleALC.kext. Torniamo indietro, dentro Lilu copiamo Lilu.kext. Dentro NVMe Fix copiamo NVMeFix.kext. Dentro VirtualSMC navighiamo verso Kext e copiamo VirtualSMC.kext. E all'interno di Whatever Green copiamo WhateverGreen.kext all'interno di Kext. Una volta scaricati i file di firmware Kext ed SSDT, possiamo passare alla configurazione di OpenCore. Torniamo su Dortenia, scorriamo qui il menu laterale e andiamo a selezionare la nostra configurazione. Poiché io possiedo una CPU AMD Ryzen 9 5900X, vado a selezionare AMD Desktop Config.plist. Successivamente, all'apertura del sottomenu, vado a selezionare Ryzen and Threadripper. All'interno di questa pagina dobbiamo seguire le istruzioni alla lettera. È importante che voi applichiate queste istruzioni in funzione del vostro hardware e della vostra configurazione. È possibile che, seppur avendo la stessa CPU, io debba seguire delle istruzioni leggermente differenti, quindi mi raccomando, questo video serve solo ed esclusivamente come punto di riferimento. È importante, ribadisco per l'ennesima volta, seguire questa guida. Quindi, una volta arrivati all'interno di questa pagina, dobbiamo procurarci diversi software. Dobbiamo scaricare PropertyTree, dobbiamo scaricare Genesis BIOS, copiare un sample.plist all'interno della configurazione di OpenCore e successivamente scaricare le kernel patches per le CPU AMD. Quindi iniziamo scaricando questi file. All'interno del repository di PropertyTree clicchiamo su Code Download Zip. Andiamo a salvare come al solito lo zip all'interno della cartella macOS Monterey. Facciamo lo stesso anche per Genesis BIOS. E facciamo la stessa identica cosa anche per le patches, code download zip. Torniamo all'interno della cartella macOS Monterey, apriamo OpenCore, navighiamo verso docs e copiamo sample.plist e lo andiamo ad incollare dentro macOS Installer, EFI, OC. Una volta copiato questo file lo rinominiamo in config.plist.
Torniamo all'interno della cartella macOS Monterey e andiamo ad estrarre i file zip che abbiamo appena scaricato. Una volta fatto questo, navighiamo verso Proprietree Master e facciamo doppio clic su proprietree.bat. Successivamente si aprirà Proprietree, che ci consente appunto di modificare il file config.plist. Facciamo File Open, selezioniamo la nostra chiavetta USB, navighiamo verso EFI, ossia config.plist. Una volta caricato il file, andiamo a cancellare questi warning e successivamente facciamo File, ossia Clean Snapshot. Adesso dobbiamo andare a selezionare la cartella ossia contenuta all'interno della nostra chiavetta USB. A volte Proprietree è intelligente e ce la va a selezionare in automatico. Quindi clicchiamo su Seleziona cartella. Questa operazione consentirà a Proprietree di caricare in automatico i driver, i kext e le ACPI. Procediamo pertanto con la configurazione. All'interno di ACPI verifichiamo che all'interno di add sia presente il nostro SSDT EC USBX desktop o comunque tutti i file AML contenuti all'interno della cartella ACPI. Per quanto riguarda invece delete, patch e quirks, non dobbiamo eseguire altro all'interno della sezione ACPI. Passiamo pertanto a Booter. Spostiamoci nella sezione Quirks e verifichiamo che devirtualize MMIO sia false, no in questo caso, che enable write unprotector sia false, settiamo a true rebuild Apple Memory Map e andiamo a settare Setup Virtual Map a False se abbiamo un chipset B550A520 oppure una scheda madre Threadripper oppure una scheda madre con chipset X570 con BIOS aggiornato. Nel mio caso quindi vado a settare a False questa voce in quanto ho aggiornato di recente il BIOS della mia scheda madre. Cambiamo inoltre Sync Runtime Permission a True. Per il resto dentro Booter non dobbiamo fare nient'altro. All'interno della sezione Add di Device Properties possiamo tranquillamente tirar via questa PCI Root. Quindi facciamo tasto destro e successivamente facciamo Remove PCI Root. Con Device Properties abbiamo concluso. Passiamo a Kernel. Anche qui all'interno della sezione Add dobbiamo assicurarci che tutti i kext che abbiamo aggiunto all'interno della cartella kext di OpenCore siano indicizzati e presenti all'interno di questa sezione. In particolare assicuriamoci che l'ILU e VirtualSMC siano i primi elementi di questa lista. Quindi eventualmente possiamo spostare VirtualSMC al posto di NVMe Fix. Per quanto riguarda Add non dobbiamo fare altro, passiamo invece a abilitare Dummy Power Management a True all'interno della sezione Emulate in quanto abbiamo una CPU AMD. Per quanto riguarda invece Block e Force non dobbiamo fare altro. Adesso all'interno della sezione Kernel dobbiamo incollare le patch aggiornate per la nostra architettura AMD. Torniamo all'interno di Proprietree e facciamo nuovamente doppio clic su proprietree.bat per avviare una nuova istanza di Proprietree. Facciamo File Open e questa volta andremo ad aprire il file plist contenente le patch. Quindi entriamo nella cartella AMD Vanilla Master e selezioniamo patches.plist. Facciamo apri, copiamo patch, andiamo all'interno del nostro config plist all'interno di Proprietree, tiriamo via la sezione patch facendo tasto destro remove patch and any children e successivamente all'interno di kernel facciamo tasto destro past. Qui possiamo chiudere Proprietree con le patch e adesso all'interno della sezione patch dobbiamo andare ad eseguire alcune modifiche in funzione della quantità di core e CPU a nostra disposizione. Queste modifiche devono essere eseguite dove c'è il commento force CPU core per package. In particolare dobbiamo andare a modificare i valori contenuti all'interno di replace. All'interno del documento viene spiegato come sostituire questo valore in funzione della quantità di core a nostra disposizione. Apriamo la sezione core count se non sappiamo come convertire il decimale in esadecimale. Ad esempio io posseggo un 5900X e dovrò indicare che la mia CPU possiede appunto 12 core, quindi il corrispondente valore esadecimale è 0C. Quindi facciamo doppio clic su Replace e successivamente al posto di B8 vado a inserire 0C.
Facciamo la stessa cosa anche per il secondo valore di replace, BA0C. Andiamo nuovamente qui sotto e qui BA0C. Chiudiamo la sezione patch e all'interno della sezione quirks invece assicuriamoci che panic noxext dump sia abilitato, power timeout kernel panic sia true, provide current CPU info sia true e XHC port limit sia a false se stiamo eseguendo una configurazione per macOS 11.3 o superiore. Chiudiamo quirks e con kernel abbiamo completato. Possiamo spostarci nella sezione mish. Nella sezione debug andiamo ad impostare a true Apple debug e facciamo la stessa cosa anche per Apple panic. In più andiamo a modificare il target a 67. All'interno della voce security invece andiamo ad impostare allow NVRAM reset a true e allow set default a true. Successivamente impostiamo scan policy a 0, lasciamo il secure boot model a default e modifichiamo vault in optional. Chiudiamo la sezione mish e passiamo ad NVRAM. Andiamo a modificare i boot arguments nella terza voce contenuta in add e oltre a abilitare la verbose mode con meno v, andiamo ad aggiungere anche debug uguale 0%. In questa maniera, vedete, possiamo disabilitare il watchdog di macOS. Aggiungiamo npci uguale 0x2000. Così da disabilitare il PCI debugging, keep sims uguale a 1 è già attivo e successivamente impostare anche il layout ID per la nostra scheda audio. Mi raccomando, non impostate ALC ID uguale 1 in quanto questo valore non è universale. Per scoprire il valore corretto dobbiamo aprire i supported codecs e analizzare questa tabella e capire qual è il layout da utilizzare per la nostra scheda audio. Ancora una volta navighiamo sul sito web della nostra scheda madre, clicchiamo su specifiche e cerchiamo di capire il codec utilizzato dalla scheda audio. Nel mio caso il chip è Realtek S1220A, ALC S1220A utilizza tutti questi layout, quindi posso utilizzare layout 1. Se layout 1 non funziona dovrò passare al layout 2, al 3, al 5 fino a che non li avrò provati tutti e l'audio funzionerà. Quindi all'interno dei boot args aggiungiamo ALC ID uguale 1 e inoltre, poiché ho una GPU Navi, come indicato qui, una RX 5700 XT, devo aggiungere AGDP mod uguale pichera. Perfetto, per i boot arguments non c'è altro da aggiungere. Andiamo a modificare prevlang KBD. Andiamo a svuotare il contenuto di questa chiave. Sulla sezione add non c'è altro da fare, assicuriamoci che write flash sia true e passiamo a platform info. Chiudiamo NVRAM, torniamo all'interno della cartella macOS Monterey, entriamo dentro Genesis BIOS Master e facciamo doppio clic su Genesis BIOS. Adesso dobbiamo generare un SMBIOS per la nostra configurazione. Una volta avviato questo script, digitiamo 1 e premiamo invio e successivamente digitiamo 3 e poi invio. Adesso dobbiamo scegliere correttamente l'SMBIOS per la nostra configurazione. Poiché io possiedo una scheda AMD RX Polaris o successiva, posso utilizzare sia iMac Pro 1.1 che Mac Pro 7.1. Quindi all'interno di questo script vado a digitare iMac Pro 1.1 e digito invio. Adesso questi valori li dobbiamo trascrivere all'interno di Platform Info. Qui sulla sinistra abbiamo le associazioni, copiamo type e lo inseriamo dentro System Product Name, copiamo il serial lo inseriamo in System Serial Number, copiamo board serial lo mettiamo in MLB e copiamo SM UID e lo inseriamo dentro System UID. Volendo possiamo copiare Apple ROM all'interno di ROM. Questo valore coincide essenzialmente con il MAC address della nostra scheda di rete. Per poter utilizzare gli iServices sul nostro Hackintosh è opportuno inserire all'interno di questa voce il MAC address di un vero MAC. Chiudiamo quindi Genesis BIOS digitando invio e successivamente Q
Passiamo alla sezione UEFI, assicuriamoci che sotto drivers siano presenti i due driver che abbiamo aggiunto in precedenza, HFS Plus e OpenRuntime.efi, e assicuriamoci inoltre che sotto la sezione Quirks di EFI Unblock FS Connect sia a false. Per il resto, con la nostra configurazione dovremmo aver finito, facciamo File, Save, salviamo il nostro config.plist e adesso passiamo a configurare il BIOS seguendo sempre alla lettera queste istruzioni e successivamente ad avviare l'installazione dalla nostra chiavetta. Una volta entrati all'interno del BIOS andiamo a modificare alcune impostazioni all'interno di boot, più nel dettaglio andiamo a disattivare il CSM, disattiviamo anche il Secure Boot, eventualmente cambiamo OS Type in Windows UEFI Mode. Successivamente assicuriamoci di disattivare porte seriali e porte parallele, nel mio caso all'interno di Advanced Serial Port deve essere spenta, quindi su off. All'interno di USB Configuration andiamo a attivare XHC and off e andiamo anche ad abilitare Above 4G Decoding. Nel mio BIOS questa voce non è presente, per questo ho utilizzato la configurazione NPCI uguale 2000 all'interno dei boot args. Fatto questo, andiamo a salvare e riavviare. Al riavvio successivo andiamo a selezionare la nostra chiavetta, quindi Samsung Flash Drive 1100. Dopo che OpenCore è partito, dobbiamo selezionare la nostra chiavetta USB macOS Installer. Qualora non dovesse apparire, digitiamo spazio e successivamente premiamo invio selezionando macOS Installer. Ed eccoci qui davanti al setup di macOS 12 Monterey. Prima di partire con l'installazione apriamo Utility Disco, dobbiamo preparare il nostro SSD. All'interno di Utility Disco andiamo a selezionare Vista, mostra tutti i dispositivi. Adesso abbiamo un overview di tutti i dispositivi presenti all'interno del nostro sistema. Selezioniamo quindi il nostro disco, facciamo inizializza. Inseriamo quindi un nome, scegliamo il formato APFS e selezioniamo come schema GUID. Nel mio caso, essendo il disco partizionato con Windows, non andrò a inizializzare l'intero disco, ma andrò ad inizializzare solo la partizione contenitore che avevo preparato in precedenza. Seleziono quindi inizializza, lascio macOS e come formato lascio APFS. Clicco su inizializza, clicchiamo su fine. Chiudiamo Utility Disco. Adesso siamo pronti per reinstallare macOS Monterey. Selezioniamo la seconda voce di menu, clicchiamo qui su Continua, accettiamo il contratto di licenza e adesso andiamo a selezionare il disco su cui installare macOS. Io seleziono questo qui che ho formattato in precedenza, clicco su Continua. E adesso non ci resta che attendere che il setup vada a buon fine. Al riavvio successivo andiamo a selezionare la nostra chiavetta, quindi Samsung Flash Drive 1100 e da OpenCore questa volta andremo a selezionare macOS Installer, questo scritto in minuscolo, che generalmente è selezionato per default. E attendiamo che il processo di installazione avanzi. All'ultimo giro possiamo permetterci di avviare direttamente macOS. Bene, adesso siamo pronti per configurare macOS Monterey. Andiamo a scegliere il paese e la zona. Clicchiamo su Continua. Non ho bisogno di trasferire dati, quindi faccio non ora. Non voglio accedere con l'ID Apple in questo momento, clicco su Configura dopo. Accettiamo termini e condizioni. Inseriamo un nome per questo PC.
impostiamo anche una password, continuiamo, non ho la necessità di abilitare la localizzazione, impostiamo un fuso, andiamo avanti, scegliamo se condividere analisi Mac con Apple, configuro dopo tempo di utilizzo, non voglio utilizzare Siri, vado avanti, scegliamo il tema, io metto scuro, clicco su continua e adesso finalmente siamo atterrati su macOS 12 Monterey. Arrivati a questo punto non ci resta che finalizzare l'installazione installando OpenCore all'interno della partizione EFI. Entriamo all'interno della nostra chiavetta USB e andiamo a copiare la cartella EFI. La copiamo temporaneamente sul nostro desktop e a questo punto possiamo espellere la chiavetta USB. Adesso apriamo Safari e andiamo a scaricare un software di nome Mount EFI. Mount EFI è disponibile su GitHub, clicchiamo come al solito su Code Download Zip, consentiamo il download, apriamo la cartella, lanciamo il terminale e trasciniamo mountefi.command all'interno del terminale, digitiamo invio, consentiamo l'accesso ai file. A questo punto all'interno del terminale andiamo a selezionare la partizione di macOS per montare la cartella EFI. Digitiamo pertanto 2 nel mio caso, digitiamo invio e adesso Mount EFI monterà la partizione EFI. Apriamo il Finder, nella sezione posizioni navighiamo verso EFI e all'interno di questa partizione dobbiamo trascinare la nostra cartella EFI che abbiamo copiato in precedenza. All'interno di EFI avremo boot e OC. Adesso non ci resta che espellere la nostra partizione. Possiamo chiudere anche il command, il terminale, riavviare il nostro PC e avremo la possibilità di avviare macOS attraverso OpenCore senza utilizzare la chiavetta USB. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Se avete dubbi, domande o perplessità non esitate a lasciare un commento qui sotto. Sarò felice di aiutarvi e rispondere alle vostre domande. Se il video vi è piaciuto io vi invito a lasciare un like. Se i miei video invece vi piacciono vi invito ad iscrivervi al mio canale e soprattutto ad attivare la campanellina per restare sempre puntualmente aggiornati sui nuovi video e sulle nuove uscite. Per oggi è tutto, io vi saluto, alla prossima!